1838 war Gaetano Donizettis Ruhm bereits weit über die Alpen gedrungen. Ihm schien daher die Zeit reif, sein Glück auch in Paris zu versuchen. Zuvor hatte er in Neapel allerdings noch eine Oper abzuliefern, Poliuto nach einem Theaterstück von Pierre Corneille. Angeregt zu diesem Stoff wurde Donizetti durch den Tenor Adolphe Nourrit, der in Paris von seinem Erzrivalen Dupré vertrieben worden war und sich nun in Italien eine zweite Karriere erhoffte. Es sollte ein Drama über den armenischen Christen Poliuto werden, der gemeinsam mit seiner Gattin Paolina am Schluss einen qualvollen Märtyrertod erleidet. Zur Uraufführung kam es in Neapel allerdings nicht mehr, denn König Ferdinand II. Befand, dass katholische Heilige nichts auf einer Opernbühne zu suchen hätten. Als Donizetti auch noch bei der Wahl des Konservatoriumsdirektors leer ausging, stand sein Entschluss fest, Neapel zu verlassen. In Paris arbeitete er seinen Poliuto zu einer französischen Grand Opera um, die schließlich unter dem Titel Les Martyrs uraufgeführt wurde. Erst nach Donizettis Tod erblickte der italienische Poliuto 1848 in Neapel das Licht der Welt. Dirigent Nello Santi prägt seit 54 Jahren das italienische Repertoire am Opernhaus Zürich. Er dirigiert zum ersten Mal in seiner langen Karriere Donizettis Poliuto. È un'opera molto difficile perché è stata scritta per grandi artisti. Il tenore protagonista non è né di più né di meno del soprano e del baritono. Tutti e tre sono veramente molto importanti. Kein Wunder, dass sich immer wieder große Sängerpersönlichkeiten wie Franco Corelli und Maria Callas für das Werk stark gemacht haben. Anche suonate al pianoforte con dei cantanti così, quando si studia eccetera, c'è veramente melodia principe, senza tanta reclamo, senza tante storie. Poi il tema della marcia faccia ricordare la Ida, sì, ma ci sono anche però nel Poliuto c'è un tema che ricorda molto Rossini. Der italienische Regisseur Damiano Micheletto erfindet beklemmende Bilder für das Märtyrerdrama. Er ließ die römische Welt mit ihrem Jupiterkult als eine gleichgeschaltete, uniforme Gesellschaft, die jeden vernichtet, der nicht ins System passt. E per raccontare questa visione abbiamo usato molto la fantasia. Nel senso che non ho ambientato la storia oggi o in un periodo storico, è proprio una visione di fantasia dove c'è questo conflitto tra un potere che rende tutti gli uomini come se fossero identici, e questo è il sogno perverso di Callistene, e invece l'individuo che lotta per garantire la sua individualità. E questo è Poliuto, che nella storia è una persona che è al potere e rinuncia al suo potere non per ambizioni, non per andare contro, non per proporre una distruzione di questo potere con la violenza, ma semplicemente per dichiarare la sua possibilità di esistere al di fuori di questo potere. È un'opera dove c'è il sangue e l'acqua, che sono due elementi che noi abbiamo messo, che secondo me sono importanti, perché tutto il primo atto si intitola Il Battesimo. E allora io ho voluto creare questa visione del battesimo come acqua, ma come acqua non solamente simbolica, ma proprio l'acqua che ti nutre, che bevi, che ti lavi, che ti fa rinascere, e che alla fine diventa sangue. Leggendo il libretto è un'opera veramente sanguinosa. Questi venivano squartati all'arena per la gioia, per il piacere di chi assisteva a questo, no? E quindi questa sorta di piccola arena che noi abbiamo creato, dove c'è questa umanità che
ha voglia di vedere sangue, perché questo garantisce il proprio potere, no? E soddisfa anche una certa perversione, perché quando c'è un incidente per la strada ti fermi a guardare perché magari vedi un po' di sangue, e quello è lo stesso meccanismo mentale per cui una volta l'Impero di Roma faceva giochi sull'arena e voleva vedere sangue, perché nutre il tuo gusto, la tua morbosità anche, no? E quindi sangue e acqua sono due elementi secondo me importanti in questa storia moderna. Pagliuto gelangt als schweizerische Erstaufführung auf die Bühne des Opernhauses Zürich mit Fiorenza Cedolins, Massimiliano Pisapia, Massimo Cavaletti und Riccardo Zanellato in den Hauptrollen. Ab 6. Mai 2012 am Opernhaus Zürich.